dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il centro d'Italia, devastando intere zone e lasciando morti e feriti, non posso non esprimere il mio grande dolore e la mia vicinanza a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scosse, a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quelle che ancora si sentono scosse dalla paura e dal terrore. Poche ore erano trascorse dal terremoto che il 24 agosto ha distrutto Amatrice, Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto, mettendo in ginocchio alle 3:36 Lazio, Umbria e Marche, e la preghiera di Papa Francesco già si levava da Piazza San Pietro. La sollecitudine, il segno concreto della vicinanza del Pontefice alle persone colpite dal sisma, si sono tradotte anche nell'invio nelle zone terremotate di 6 membri del Corpo dei Vigili del Fuoco della Città del Vaticano e 5 della Gendarmeria, in stretta collaborazione con le autorità italiane. L'ingegner Paolo De Angelis, ufficiale coordinatore dei Vigili del Fuoco Vaticani, parla di un'opera difficile che ha toccato con mano la sofferenza di quanti colpiti. Noi siamo arrivati alcune ore dopo la prima scossa di terremoto ad Amatrice e abbiamo lavorato il primo giorno nella frazione di Casale, che è una delle 69 frazioni di Amatrice, e poi abbiamo lavorato principalmente nella zona rossa di Amatrice. In quei momenti non c'era la possibilità di portare dei mezzi pesanti e poi, data l'alta probabilità di trovare persone in vita, questo è un lavoro che viene fatto manualmente da una grande quantità di persone che manualmente spostano le macerie e cercano di non arrecare più danni a quelli che già ha fatto il sisma. Subito impegnati nelle operazioni, grazie pure all'esperienza maturata a Donna in un'altra emergenza, quella del terremoto dell'Aquila del 2009, i Vigili del Fuoco del Vaticano hanno partecipato al ritrovamento di un'intera famiglia. Nella tragedia anche un segno di speranza. Noi lavoravamo sul lato sud di una casa e lì sono stati ritrovati, abbiamo direttamente ritrovato il papà, la mamma e la figlia di 10 anni, purtroppo deceduti, e nel lato nord, dove lavoravano i colleghi italiani, è stato trovato il figlio di 3 anni in vita, fortunatamente. Ciò che ha colpito le squadre del Vaticano è stata la grande dignità di quella gente che aveva perso tutto eppure era pronta a ricominciare dalle tendopoli. A loro sono andati i rosari inviati dal Papa. Il commissario Fabio Vagnoni, responsabile del nucleo della Gendarmeria della Città del Vaticano, inviato ad Amatrice. Il nostro impegno è stato il controllo del territorio in quell'area ed ovviamente insieme a questo abbiamo dato un supporto a tutte quelle che erano le attività per le quali necessitava un aiuto, quindi ci siamo resi disponibili anche a presidio di varchi di accesso alla zona rossa, all'allestimento del campo, assistenza alle persone, alla comunità civile che stava presso il campo ed ovviamente qualsiasi altra necessità ci veniva sottoposta che potevamo appunto contribuire nello svolgimento e aiutare la popolazione. Quindi c'era una situazione di shock, ovviamente, come è facile immaginare, la situazione era abbastanza dura e questo devo dire che è un aspetto molto particolare che bisogna vivere per capire.